tutti. Andremo a trattare questa prima lezione del videocorso di storia della Cina descrivendo la diffusione dell'uomo di Pechino nel Pleistocene inferiore e medio. Andremo quindi a vedere in maniera molto molto sintetica quali sono state le sue caratteristiche più importanti. Che il territorio cinese fu popolato sin dalla più remota antichità, ne abbiamo traccia dal consistente numero di ritrovamenti fossili, i quali ci danno l'opportunità di datare con un certo grado di attendibilità le varie fasi del popolamento di questa nazione, soprattutto in queste epoche così remote. Qui siamo nel Pleistocene, 1-3 milioni di anni fa. Tra il 1921 e il 1937 in Cina furono condotti degli scavi molto molto importanti nei pressi del villaggio di Zhoukoudian, a circa 50 km a sud da Pechino, come si può vedere nella foto. L'importanza di questi scavi è data da tutto ciò che è stato rinvenuto, perché ci dà la prova che in realtà in quel periodo di tempo esisteva già l'uomo di Pechino, ed infatti il ritrovamento di 6 calotte craniche quasi complete fu attribuita proprio a questo ominide. La maggior parte dei ritrovamenti avvenne in una caverna chiamata la Sala dei Piccioni, nella quale, a causa quindi del passare del tempo, si è formato all'interno un deposito profondo 40 metri, costituito da diversi strati composti da argilla rossa, ghiaia e breccia. Andando a studiare la stratificazione di questo terriccio, possiamo notare una cosa molto molto importante, che in realtà questa stratificazione è iniziata in un periodo di glaciazione, ma che si è evoluta nel tempo in periodi in cui le temperature non erano le stesse. Pertanto i vari strati composti in realtà erano suddivisi tra di loro. Questa stratificazione e sedimentazione è estremamente importante per noi, perché riusciamo da tutto ciò a capire quali sono stati i movimenti dell'uomo di Pechino all'interno di questa grotta, se in realtà è stata popolata e soprattutto in quale epoca. Poiché i vari ritrovamenti, sia di resti fossili umani che anche di manufatti, appaiono a noi in posizioni differenti sia nella grotta che nei vari strati, possiamo capire che il popolamento dell'uomo di Pechino all'interno di questa grotta non fu continuo, ma fu suddiviso in lunghi intervalli di tempo. Andiamo a descrivere le caratteristiche di questo uomo di Pechino. Innanzitutto possiamo dire che l'uomo di Pechino è paragonato alla specie dell'Homo erectus, ma è ancora purtroppo primitivo sia nella dentatura che nella composizione del cranio, quindi si tratta ancora di uno sviluppo non conforme tra le due specie. Ad ogni modo andiamo a vedere, come qui nella foto che presento, quali sono i tratti distintivi. Possiamo notare che l'arcata sopraccigliare è accentuata, mentre il mento è sfuggente. Il viso è piatto, con zigomi alti e il naso largo. Come dicevo prima, la dentatura presentava ancora alcune caratteristiche primitive, ma gli arti presentano un'evoluzione particolarmente avanzata, con funzioni distinte tra quelle superiori ed inferiori. Camminava già in posizione eretta, viveva in piccoli gruppi e si dice che avesse già la capacità di articolare delle parole. Ad ogni modo, la statura media per l'uomo era di 1,60 m e per le donne di 1,50 m. Di che cosa si nutriva l'uomo di Pechino? Andiamo quindi a vedere sia dei resti fossili animali che anche dalle indagini condotte proprio sullo scheletro. Vediamo infatti che in realtà si cibava sia della grande selvaggina come cinghiali ed elefanti, ma anche della piccola come dei cresciti. Inoltre aveva delle preferenze per il midollo ed il cervello della sua stessa specie.
ci sono degli insediamenti nello stesso periodo di tempo anche nella Cina del nord che nella Cina del sud. A nord abbiamo l'insediamento di Khe nel Shaanxi, dove si presenta un livello di utilizzo della pietra piuttosto primitivo, e questo appare anche nelle zone del sud. Pertanto, forse possiamo dire che il sito di Zhou Gudian in realtà fu quello più sviluppato ed evoluto. Inoltre, con la glaciazione di Lushan siamo già nel Pleistocene superiore. In realtà si ha sì un periodo di glaciazione, ma è importante per un futuro sviluppo ed evoluzione della specie degli ominidi. Ed infatti, a seguito di questo periodo di transizione, notiamo che gli ominidi in realtà presentano sia una struttura fisica più complessa, ed infatti si va verso la costituzione dell'Homo sapiens sapiens, e inoltre anche di abilità, sia dell'utilizzo della pietra, come poi nel Neolitico l'introduzione proprio dei metalli, come del bronzo. Agli inizi dell'Olocene risalgono dei ritrovamenti fossili nella Cina del Nord, in particolar modo in una caverna chiamata la Sala Superiore, dove in realtà notiamo che in questo ambiente grande circa 90 metri ci sono una parte dedicata al culto dei morti, una parte in cui loro vivevano, e soprattutto dai ritrovamenti notiamo che gli utensili utilizzati per la caccia si erano evoluti, e soprattutto che non cacciavano più soltanto la selvaggina, ma anche praticavano la pesca. Con questo si chiude il nostro primo incontro di storia della Cina. Nel prossimo tratteremo le culture neolitiche.